una richiesta. Hai la patente C? Sì. Vai tranquillo. E conosco Belloni. Ho una richiesta ufficiale. È Euterpe. Guarda che palle, ma siamo qui tutti insieme. Siamo qui. Euterpe ci sta. L'ha detto Roma, Euterpe ci sta. Stiamo zitti e accaditi. Intanto che arriva il testo. Hai promesso che gli facevi sentire a buone a casa sua. Tu però gli devi spiegare la patente C a lui. Beh, dopo, adesso devo fare una ciulata. Hanno noleggiato il carro. Adesso devo fare una ciulata. Entra nel parcheggio. Adesso devo ciulare. Infatti, il parcheggio io ce l'ho tutti in cibo. Distrutto il carro. Oh, però fai capire le parole perché sennò mi incazzo. No, io non canto. Grazie. Thank you.
complimenti. Complimenti, cazzo. Stupenda. Questa è la registrata. Dove la fa pubblicare? No, non è registrata la cosa. Dove la fa pubblicare? Ma la registrata da quello là o no? Sto testa di cazzo. No, questa è da registrare in sala. Dove la fa pubblicare? C'ho 8 versioni, dove la fa pubblicare? Non è protetta. Eh? Non è protetta. No, fa bene, non è in culo. Adesso quando suona il 22 cosa faccio? Filmo e poi me la vedo io, me la vedo. Dimmi, cosa faccio? Filmo e me la vedo io. Scusa. Massimo, gira il testo. Bellissimo, molto bello, ma è emozionata, il giro è bellissimo, poi con il canta, bellissimo. Poi è bello, sì, certo. Sì. Questa la devi registrare, metterla la SIAE, ma... questa dovrà andare da video a registrare, sì. Oh cazzo, l'angola già imparata, dagli il testo, ma c'è imparata cazzo, lacrime, dove le lacrime? Fatemelo fare! Questa qua, è bellissima così con voce chitarra, perché tu sei stupenda. Ma tu sai cosa gli mettono dietro qua? Qua gli mettono i violini. No, ma sai soprattutto quando ti fa crescendo, ti fa crescendo, ma stai scherzando. Ma è emozionante veramente. Io ho delle orecchie come mio nipote Andrea. Guarda. Quello l'ho sentito. Sì. C'ho le lacrime, veramente, guarda. Lacrime. Però no, è vero. Sì, ti emoziona. Ti emoziona. No, io che c'è Andrea. Scusa, ma ha detto. Ci ha detto. Le scuole parole, ci ha detto. Io sinceramente sono. Non c'è un riff, non c'è un. Inizio il giro. Sai perché? No, sai quello del discorso. Siccome io ero più concentrato a vedere gli accordi. E ti manca no. Medioevo. Hai capito? Sai anche Medioevo che bellina. Sentite che bella. Posso fare le mani? Scappa, ma non è ci sono degli accordi che fanno cagare, e quando fanno quelle sperimentazioni che fanno degli accordi una prova che non c'entra un cazzo con l'altro, sì. ti fa, cioè, fastidio, è brutto, fa... Allora tu mi dici, beh, ma cazzo gira tutto qua, no, però ascolta, quello che mi ha detto lui, tu fai l'accordo, è professionista, non ti muovi, lavora in fabbrica, e poi la sera se la tira qua, esatto, allora praticamente è la melodia, però ce l'ho subito in casa. C'è un computer e lo trovi in casa. No, ma non è vero. È anche è la melodia, perché tu su un giro di accordi. Secondo me è molto anche il tempo. Infatti devi fischiarla. Tu devi fischiarla. Col non fischiare a me, io non mi so cazzo. No, secondo me è più che la melodia è il tempo. Sì, anche. Sì? No, non in cerca, nel senso la bellezza, tre quanti, quattro quanti. Perché per dirti... Io le faccio tutti i tre quarti proprio perché i tre quarti non le fa quasi nessuno, le fanno molto bene.
Boh, dai, Sergio, facciamo tranquillo. Vedi lui, poi dopo. Ma dai, ma sono venuto per suonare. Certo, stai suonando. Ma non per suonare io, per suonare. Fai vedi poi dopo che stiamo... Io ho una richiesta. No, dopo la rifare. No, ascolta. Dopo la rifare. Sì, adesso fa vedi poi dopo facciamo spedire al Vaticano. Poi basta. Poi basta. Cosa sono io? Qual è? Falla. Cos'è? Non lo so. Quella di... Quella di... Vuoi questa? Senti un suono, te. Guarda che suona meglio. Non la so. Lei sfogliava i suoi ricordi. Facciamo Aida? Ah, non la sai? No, hai fatto stampare il testo. Aida? Non c'hai il testo.